Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, appassionati, esperti e perché no, golosi come me. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei presidi slow food insieme al nostro chef Tiziano Paolini, che veramente ha fatto un progetto di ricerca proprio su questi prodotti che insomma comunicano l'Abruzzo in tutta la sua meraviglia. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. Allora, come abbiamo spiegato ieri, questa ricerca sui presidi slow food per creare questo menu degustazione da regalare comunque ai nostri clienti, esaltando l'Abruzzo, ecco, come abbiamo detto anche ieri. In questo caso oggi abbiamo una ricetta dove ci sono tre presidi slow food. Infatti l'abbiamo chiamata i tre presidi perché è una ricetta veramente molto ricca, c'è tanto Abruzzo. C'è tanto Abruzzo, sì. Ed è una ricetta che il nostro chef vuole condividere anche insomma con tutti i nostri telespettatori. Certo. Così possono rifarla a casa. Infatti anche oggi ci presenterà due varianti. Una un po' più diciamo elaborata, ma elaborata è una parola grossa, tra virgolette, e un'altra invece un pochino più semplice. Più semplice. Giustissimo. Okay. Allora, descrivici i presidi che sono presenti in questa bellissima Abbiamo bisogno ricetta. Di patate turchese, in questo caso una patata viola, che già sono belle così da vedere. Sì, meravigliose. E sono comunque di Avezzano, a testa di quella zona. Poi abbiamo la cipolla bianca di Fara e il salsicciotto frentano, come sì. Vediamo. Tante cose, dei bei prodotti, tutte e tre comunque con un gusto abbastanza... Deciso, anche se devo dire che il gusto della patata viola, della patata turchesa, scusami, a me piace moltissimo perché è molto delicato. Sì, cioè, è delicato, in cucina ci aiuta perché è molto collosa, cioè ha molto amido, sì. E quindi ci permette di fare delle preparazioni particolari, come poi ti farò vedere. Bene. E niente, ti spiego velocemente il procedimento. Andiamo a pelare le patate, le tagliamo a dadini. C'è in una padella o in un pentolino andiamo a soffriggere un po' di cipolla con dell'olio, sì. E poi buttiamo le patate nella pentolina, facciamo soffriggere un pizzico di sale e ci aiutiamo per la cottura o con del brodo vegetale o con dell'acqua di cottura. Benissimo. Semplice. Quindi operazione molto semplice, 10 minuti di cottura. Una volta cotto, stiepidiamo un po', facciamo raffreddere un pochino, andiamo nel mixer o nel bimby, frulliamo o con un mini beamer, frulliamo fino a che non diventa una bella crema. Quindi sostanzialmente possiamo dire che facciamo una crema di patate in maniera molto semplice. Diciamo quindi... Un'idea di purè. Però ovviamente senza panna. Quindi molto semplice, patata leggermente soffritta con la cipolla di Fara e filo rumpetri, aggiungiamo un pochino d'acqua, abbiamo detto, un po' di brodo, facciamo quasi 10 minuti, facciamo stemperare, mini pimer ed è fatta. Abbiamo fatto la crema. Quindi non ve la facciamo vedere perché è un'operazione veramente molto semplice. La cipolla la peliamo, è un base ovviamente alle persone che siete, sbollentate la cipolla all'incirca 2 minuti in acqua bollente, la tiriamo fuori, sfogliamo e la andiamo a piastrare su una padella per dargli un po' una nota di bruciato, di affumicato. Sì, beh, da un po' quella nota anche un po' tostata. Sì, tostata. Il salsicciotto, due varianti. Sì. O la sminuzziamo a coltello e la spadelliamo leggermente in padella per dargli sia croccantezza sia per sciogliere un po' quel grasso. Oppure, come facciamo noi qui al ristorante, andiamo a frullare al naturale in un bimby o in un cutter, quindi creando una poltiglia, la stendiamo per bene e la passiamo in forno ad essiccare sempre 80 gradi, 2 ore. Quindi una specie di polvere? Più che polvere, più un terriccio, una terra, e quindi poi la andiamo a sbriciolare sopra. Molto semplice, filo d'olio, il piatto è pronto. Quindi a questo punto che facciamo? Andiamo in cucina a preparare la cipolla? Perfetto. Bene, ci spostiamo in cucina. Siamo spostati in cucina ed iniziamo con la preparazione della nostra cipolla. Allora, Tiziano, prima cosa Eccoci da fare. Qua. Cipolla, semplicemente, andiamo a pelare. Sì. E la andiamo a sbollentare. Questa operazione serve per togliere un po', diciamo, la nota troppo forte. Sì, troppo forte e comunque ovviamente cucinarla leggermente, perché non la vogliamo croccante ma non cruda. Ok, quindi anche... Forse la rende anche un po' più digeribile, giusto? Sì, la rende più digeribile. Poi andiamo, nel frattempo che la cipolla sbollenta, andiamo a pelare, diciamo, a spellare il salsicciotto. Ok. Quanto è bello, molto molto magro devo dire. Sì, è anche molto buono. Ne sono certa. Tagliamo a fettine. Così.
Quindi ora ci farai vedere questo salsicciotto leggermente saltato in padella, sì. Giusto quella versione lì? Sì. Quindi tocchettini sottili. Sottili. Padella senza olio. Senza niente, perché no. Giustamente abbiamo già la parte grassa. Sì. Mi dovrà andare un... Si dovrà caramellare un po', sì. Giusto? Tirerà fuori un po'... Il nostro Emanuele ci passa una Marisa, un lecca lecca, grazie. Ecco, come vedi. Leggero, leggero. Sì. Così gli diamo più corpo a questo salsicciotto, quindi prenderà più sapore. Beh, diventa più intenso, sì. Sicuramente, più anche proprio più sapido. Sì, così comunque andiamo a bilanciare la vellutata. Sì, pronti? Esatto, che manca molto dolce, perché sì, la patata sostanzialmente dolce, è molto dolce. Eccoci qua. Primo procedimento a posto. Perfetto. Andiamo a riprendere. Quindi una sbollentata la veramente. La cipolla. Veramente molto molto leggera, Tiziano. Sì. Sì. Eccola. Poi ovviamente io faccio vedere la mia idea a casa, sì. Se la vogliamo più cotta andiamo a cucinare di più. Sì, ok. Vedi? Beh, un po' di croccantezza non guasta. Come però, si sfoglia. Me... Okay, cioè ma quindi la facciamo sfogliare naturalmente. Sì. Pronta. Quanto è bella questa cipolla, bellissima. Semplicemente tagliamo un pochino e la andiamo a piastrare, come dicevo prima. Sempre un filino d'olio sulla nostra piastra. Piastrata leggera, ora la andiamo a togliere, eccoci qua e ci siamo, perfetto, possiamo impiattare. Andiamo ad impiattare. Bene, a questo punto siamo pronti per impiattare. Andiamo con la prima versione che andiamo ad impiattare, quella praticamente con la salsiccia trentana battuta, cioè ripassata in padella e tagliata a coltello. Perfetto, giusto? Perfetto. Ok, allora. Iniziamo con quella versione. Come vedi, la nostra crema di patate. Andiamo. Mazza, quanto è bella, che bel colore. Quanto sono belle queste patate, quanto sono versatili in cucina, soprattutto molto. Per fare queste creme. Ok. Diamo una leggera battuta. Sì. Vi do un piccolo segreto, un consiglio. Sì. Quando andiamo a cucinare la patata viola, per avere il colore... Viola perché per tende a diventare grigia altrimenti. Certo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente, dopo che abbiamo rosolato le patate, prima di mettere l'acqua o il brodo, andiamo a metterci dei cubetti di ghiaccio, a ricoprire le patate. Quei cubetti di ghiaccio? Sì, perché questo processo è sempre uno shock termico che fa risaltare il colore. Perfetto. E poi continuiamo la cottura con il brodo. Infatti, perché altrimenti diventano grigie. Certo. Questo piatto deve essere gustosissimo, Tiziano. Devo dire che... Ma che bello! Ha il suo perché. Che bello! Un filino d'olio, sempre. Che eleganza! Molto, si è visto, semplice. Sì, ma io adoro questi piatti così. Non abbiamo fatto niente di strano. Ci aggiungiamo, se abbiamo a casa, qualche germoglino da mettere. Stupendo. È la prima versione. È pronta. E mi piace tantissimo. La veramente tanto. È, diciamo, quasi uguale. Un po' più così. L'unica cosa. Ecco, l'unica variante è questa, praticamente. Bravissima. È questo salsicciotto che abbiamo al naturale frullato con mini bimbi. Con un cutter o un bimbi. Okay. E poi l'abbiamo fatto essiccare al forno. Okay. E l'abbiamo ripassato nuovamente al cutter per ottenere questo terriccio. Però ovviamente è molto più croccante. Ed è questa questo, qui, sì. La facciamo vedere, la mettiamo un attimo a favore di camera per far vedere proprio la consistenza, che è proprio una terra, come abbiamo detto in precedenza. Sempre mettiamo la nostra cipolla. Okay. Quindi procediamo nella stessa maniera, però la stessa adesso... maniera solo con questa terra. Ah, che bello.
terra di salsicciotto frentano. Sì, sì. Cioè, guardate che meraviglia. Devo dire che è un piatto veramente facile, soprattutto da rifare a casa. Cioè, veramente è una cosa che potete rifare, perché servono solamente delle patate, delle cipolle e poi pochissimi ingredienti. E questa è una cosa che mi piace particolarmente, sai? Piatto anche serale. Io non amo moltissimo le complicazioni, perché penso che i prodotti che abbiamo sono eccezionali, quindi secondo me trattati nel modo giusto, cucinati nella maniera giusta, possono essere i protagonisti dei piatti. Non serve mettere tantissime cose, piuttosto magari togliere qualcosa e far risaltare i nostri prodotti che sono eccezionali. E quindi bravo, bravo Tiziano, complimenti. Spero che vi piacerà e che il risultato sia lo stesso, insomma. Io non vedo l'ora di scoprire il piatto di domani, perché anche domani torneremo a parlare dei presidi slow food abruzzesi. Meraviglioso. Restate sintonizzati sempre su Rete 8. Chef in Cucina vi aspetta tutti i giorni. A domani. Con la primavera abbiamo la ricchezza delle piante spontanee. Asparagi, ortica, cicoria sono ricchissime di ferro e dell'acido folico. Se riusciamo a spezzarle con le mani, eventualmente con il coltello della ceramica, otteniamo il massimo del beneficio da questo alimento.